Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera dell'allenatore con l'Inter. Oggi sono una belva perché mi è rimasto qui, tra la giugulare e la carotide, questa sconfitta avvenuta nell'episodio precedente contro il Bologna. Quindi, oggi, qualsiasi cosa succeda, momentum, non momentum, bug, non bug, furti dell'arbitro, furti dell'Inter, perché in questo periodo l'Inter po' con la mano lesta ci arriva da tutte le parti. Oggi le vinco tutte, 1, 2, 3, e non lo so se ci casca anche l'Anversa, non lo so, non perderei altro tempo. Abbiamo il Torino che è 17esimo e quindi no, direi che ci siamo. Boh, grazie Torino, grazie. Quindi va imprevistata la questione va imprevistata. Allora, noi qui abbiamo gli imprevisti, come potete vedere, da 1 a 27, giusto? Voi dovreste vederlo, sto generando il 6, what? Che non... attacco. Ma che due coglioni. Ma che due palle. Fa lo stesso. Cuffiette alle orecchie. Non mi interessa. Oggi, qualsiasi imprevisto venga, occhio, perché il Torino... Gonsalves, ma come Gonsalves? In che senso? Robertone, no. No, Farias, non posso portarmelo dietro, Farias. Mi porto dietro Inacio. Basta. Andiamo a vincere. Sempre sul pezzo. Forza Inter. Madonna, Zaza, ancora giochi a calcio? Per l'amor del Signore. Bravo, Nana. Ma la partenza non è stata delle migliori, devo ammettere. Ammazza, ma come ti attaccano questi? Gossens, ci sei? Porca miseria. Ti prego, guarda, tiemmela. Ci siamo ancora. Barella. Consensao! Non è possibile. Bravo Brozovic. Pina. Cerca spazio! L'arciere di Kless. 1-0 Inter. La sblocca forse uno degli uomini più in forma dal punto di vista realizzativo. Anche quello che sta giocando un pochettino di più rispetto agli altri. Che legna! Niente da fare per Milinkovic-Savic, che comunque non avrebbe fatto niente lo stesso perché è scarsissimo. No, non me ne vogliono i tifosi del Torino, ma penso lo sappiano anche loro. Piuttosto Beriscia senza braccia. Pinamonti, attenzione, perché ci può riprovare. Pinamonti! Milinkovic-Savic mi risponde così. Come se sa? Gio Pedro, il movimento è bellissimo! Ancora Milinkovic-Savic, ho detto quella cosa lì, non l'avessi mai detta, adesso tutte le para. Come se sa? Se ne va con questo dribbling. Poi prova a rientrare sul suo piede forte. Gio Pedro mio. Forza, un po' più di verve, per favore. Grazie. Pinamonti. Come si trova con Gossens? E basta, colpì la gente. Occhio a questa palla. L'aria per Zaza. Bremer in chiusura. Al centro per Robertone. Sempre Bremer. Ancora. Facciamo entrare Biuk. Gol insensato di Robertone. Veramente insensato. Togliamo Pinamonti. Sì, sta giocando abbastanza bene, ma è un po' appesantito, un po' stanco. Mettiamo Satriano. Pareggio Torino. Forza, ragazzi. Dovevamo chiuderla. Milinkovic-Savic che ha tenuti a galla. Adesso però un pochettino più sul pezzo, per favore. Bella. Ci proviamo anche noi? Porca miseria, ancora Milinkovic-Savic. Ma dai, andate a cagare. Ma porca miseria, porca. Avevo fatto un'azione incredibile, uno schema, quello che si fa quando si alza la mano, ma porca troia! Oh, e para pure questa, coso! Si pensa Gossens, questo ancora che parla. Gli ho detto che in ogni modo avremmo vinto, in ogni dannatissimo modo. Gossens, la ribalta. La compagnia della frezza. Gio Pedro, tutti contro di te. Vacca miseria, ragazzi. Era già ammonito, un grandissimo il buon Tommy. Ho bisogno di qualche scampagnata, Biuk. Ci pensa Barella? Sì, guardate che bello strappo. Passa dal centro.
Elmas. Per Gosens, Milinkovic, Savic. João Pedro ancora no, non ci arriva. È un gran gol quello di João Pedro, che chiude il match. 3 punti in saccozza. Gran gol di João Pedro. Mi sembrava che Milinkovic Savic ci fosse arrivato, e invece no, effettivamente il destro è partito in maniera sconsiderata. In maniera sconsiderata. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Incrocio di traiettorie. La palla arriva a Elmas, che prova a fare la rovesciata alla Cristiano Ronaldo, ma finisce qui, signori. 3-1. Vittoria super meritata. Abbiamo creato tantissimo. Milinkovic-Savic gli ha dato del pippone. Ha iniziato a fare parate su parate su parate su parate su parate su parate. Che è suppa parate, praticamente. Andiamo! Niente da dire. Sono 3 punti importanti, fondamentali, meritati. Questa è la cosa che mi interessa di più. Attenzione, perché il giocatore ristabilito, Denzel Dumfries, sta guarendo. O forse ormai è guarito. Abbiamo l'Udinese che è decimo. Però secondo me Dumfries adesso ha ancora il cerottino. Sì. A differenza... Ah no, anche Molina ha il cerottino, quindi... Guarito, giocatore ristabilito, ma in realtà non è così. Andiamo a fare un altro imprevisto, perché l'Udinese è decimo, come potete ben vedere. Rivoluzione non pervenuta per il momento. 12, qu'est-ce que c'est? 0, verde, green, luce verde, semaforo verde, let's go! Andiamo a fare la formazione. Andiamo con Cacchere, facciamogli prendere un po' di minuti. E direi a posto. Sì, 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 andiamo in campo così, sempre sul pezzo. Forza Inter. Sono contento che con Sensao si pigli un po' di minuti. Io lo vedo ancora un pochettino, nonostante overall e statistiche, un pochettino più indietro. Forse è una questione puramente di ruolo. Si vede che fa leggermente fatica. Perché mi sembra proprio indietro fisicamente. Mi sembra proprio indietro fisicamente. Però si impegna. E ultimamente sta riservando anche prestazioni niente male. Bravo Nana. Bravo Elmas, mamma che palla hai recuperato. Attenzione Elmas, prova ad andare in slalom. Non so se riuscirà a bruciare D'Agostino. Forse sì, attenzione. Ma è il nostro Dag? Gigi Dag? No, beccato, grande chiusura. Ok, scamacca. Palla, palla per Martinez, non pensavo riuscisse a passare. Martinez. Scamacca vince il contrasto davanti a Silvestri, che la tiene lì in due tempi. Lautaro. Barella al centro, Scamacca. Servito! In realtà la palla arriva su Elif Elmas, che si fa trovare pronto. Oh, questo è quello che chiedo a Elmas. Non per forza segnare costantemente ogni volta che gioca, ma farsi trovare pronto. Io ho bisogno che questo calciatore, per le potenzialità che ha, si faccia sempre trovare pronto. Sempre. Bellissima. Ma bellissima. Ci arriviamo? Ci arriviamo noi? Martinez. Martinez, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E nessuno ti tiene. Nessuno ti prende. Martinez. La mette morbida sul primo palo dove non arriva Scamacca. Gosens. Per Martinez. La... Oh, Scamacca! Ma cos'è? Palo di mano, forse. Io, ragazzi, però, cioè... Ma potrò subire sti gol? Ma che gol sono questi? Questi sono dei gol che non esistono. Cioè, non esistono i gol del genere. Boh! Contro le leggi della fisica. Quando, cosa vi dicevo prima? Contro il momentum, contro i bug. Ma che cos'è sta roba? Questi non vengono avanti. Mezza volta questo si gira con il piede sinistro che sbatte sul pallone. Il pallone che passa in mezzo al piede sinistro. Che cos'è? Cos'è sta roba? Battagola. Cacchere, l'allarga. Bene per Gosens. Scamacca si fa vedere, la protegge, prova a girarsi. Scamacca, bravissimo. Scamacca al centro, c'è Martinez, tutto solo. Scamacca. A Scamacca mio. Oggi? Cosa abbiamo deciso? Martinez. E qui sfruttiamo un bel baghettino. 2-1. Qui abbiamo sfruttato proprio un bel baghettino, ragazzi. Martinez, torniamo in vantaggio. Sì, probabilmente qua c'è stato un una malcomunicazione difensiva, perché c'è il numero 13 là che si è totalmente fermato, ma proprio totalmente fermato. Io ho sfruttato questo momento.
siamo in vantaggio 2-1, dai. Dai, 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 questo è il momento per colpirli e affondarli. Martinez, bravissimo. Martinez per Scamacca. Santo cielo, oggi Scamacca male. Gli diamo ancora 5-6 minuti. Poi facciamo dei cambi. Cristo. Non mi fa parlare, non mi fa dire Cristo, non mi fare dire. Non mi fare dire Cristo, non mi fare dire, non me lo fare dire, non me lo fare dire. Due volte sono venuti in avanti, due volte, due. Due volte sono venuti in avanti. Ti prego, Biuk Silvestri. Difficile, mamma mia. Ultima azione. Vignato. Ecco, forse è questa l'ultima azione. Forse è questa l'ultima azione. Andate a cagare, va. No, niente, no, impossibile. Finisce qui, 2-2. Ragazzi, a volte è veramente complicatissimo, ma va bene così. Potevamo tranquillamente perderla questa partita. A un certo punto. Andiamo avanti, peccato. Cioè, le calamite, avete presente? No, tu fai un passaggio da un'altra parte, ma la palla va lì. La palla va, deve andare lì la palla. Ok, siamo sempre lì comunque in classifica, eh? Farias mi chiede di giocare. Se riesco ti do più spazio, ci mancherebbe. Fiorentina che è quinta, questa è molto importante, raga, eh? A parte gli scherzi, questa è veramente molto importante. Perché bisogna già iniziare a staccare quelle che sono sotto di te. E vincendo con la Fiorentina avresti già 5 punti dalla quinta posizione. Non sono tanti, non sono neanche pochi. Quindi andiamo a vedere un attimo il da farsi. Da 1 a 27, 13, dovrebbe essere pulito. Prima è uscito il 12. Molto bene, molto molto bene. Molto molto bene, ragazzi. Quindi anche oggi contro la Fiorentina facciamo quello che ci pare. Siamo contenti. Bastoni mi è stanco, quindi andiamo con Lukeba, però teniamo gli altri della titolare. Oggi c'è bisogno di un po' di riposo per Barella, dentro Ugo. E vediamo un attimo se è tornato... No, Molina e Dumfries ancora non pervenuti, quindi... Quindi boh. Dentro direi Farias. Mi ha chiesto di giocare. Andiamo così, raga, eh. Partita tosta con Cabral che fa l'ala destra. Mamma mia, guardate lì, guardate che... Che squadra che c'ha la Fiorentina. Occhio. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. Forza Inter. Oggi ci vuole una risposta da Scamacca. Con senso che si tocca già. Cosa ti tocchi? Cosa? Via sto pallone. Fammi vedere. Sei in forma oggi? Gosens. Comunque Gosens è fortissimo, ragazzi. Con senso. Attenzione. Può farsi perdonare con la sua giocata. Dragowski. Il volo plastico a bloccarla. Dai che ci siamo ancora. Scamacca. Tawar. Mio Dio, Scamacca. Mio Dio, ma che ti piglia. Non hai fatto un passaggio giusto né prima né adesso. Ragazzi, ma comunque è una roba imbarazzante oggi. Oggi è una roba imbarazzante. Oggi è una cosa ingestibile. Ma anche a voi vi capitano sti momenti? Guardate il passaggio di Farias. Chiesa si gira, destro, olè, sotto l'incrocio. Oggi ho preso solo gol così. Attenzione, Scamacca. Tira una legna, per favore. Oh! Oggi solo gol sotto l'incrocio. Finalmente Gianluca Scamacca, di potenza. Rispondiamo... Con la stessa moneta. Subisco gol sotto l'incrocio e facciamo gol sotto l'incrocio. Un gol senza senso anche questo. Bravo Brozovic con l'arpionello. Farias. Vai Scamacca. Vai Scamacca, ribaltamela. Oppila. La stecca. Io andavo in porta. Ovviamente non è da rosso perché c'era un altro difensore. Però insomma. Questo è uno schema, eh.
Questo è uno schema. Eccolo lì. Piaciuto? Bello. Vuol dire bello. Ben riuscito. Mamma mia, Castello Lucheba. Questa è una gran chiusura, raga. Questa è veramente una gran chiusura. Oh, mamma mia. Cattiveria con cui a volte ti steccano è maggiore del mio. Avete un rosso da spendere, ve lo giuro. Non senso, ma io ci provo. Ok, Castello Lucheba, ragazzi. Ha spazio di personalità. C'è cioè l'inserimento di Farias. Può essere servito. Oggi non era un granché, ma oggi l'impegno di Farias è nullo. Nullo. Bravo, Consensao, bravissimo invece. Ugone. Hai personalità. Dammi la forza. Dammi la forza con i capelli. Gestione del pallone ineccepibile. Eccolo Farias. Prova ad andarsene. Con una finta, Rasmussen. Ci vogliono dei cambi, raga. Occhio allo spazio. Brutto, brutto, brutto. Ti prego, Romero. Torna su Gonzales perché sennò è un casino. Torna su Gonzales perché sennò è un casino. C'è Bremer in chiusura. Mamma mia. Farias, io sto per cambiarti. Te lo dico. Fai un'ottima giocata. Eccola. Tira primo tiro. Non me lo merito io tutto questo. Dimmi che è fuori gioco. La parata un'ana. La parata un'ana. La parata un'ana. La parata un'ana, ragazzi. La parata un'ana. Voi rendetevi conto. È un inferno. È un inferno, veramente. Quando sto gioco si mette di traverso è un inferno. Ma sto pallone. Sto pallone va proprio dove caspiterina gli pare. Completamente. Guarda, guarda, guarda. Te prego. Te prego, te prego, te prego. Un miracolo sportivo. Lo possiamo fare. Un miracolo sportivo. Lo possiamo fare. Dai che non mi attacca nessuno. Un miracolo sportivo, lo possiamo fare. Ah, che miracolo sportivo. Niente. Fatemi stare zitto, 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 perché veramente è una roba. Resta coi piedi per terra, perché hai fatto cagare, hai fatto cagare Farias, fatemi stare zitto. Fatemi stare zitto perché veramente oggi li vendo tutti. Oggi li vendo tutti. Vediamo il resoconto su quello scappato di casa che ogni volta che gioco contro il Bologna. Oh, è tornato Molina. Calato di un punto overall. Olè. Benson Manuel, 75. E corre. Devo dire che corre. Signori, io chiudo qua. Chiudo qua perché oggi spacco il televisore e il pad, quindi... Ci vediamo nel prossimo episodio dove speriamo che le cose si rimettano un po' in carreggiata dal punto di vista dei risultati. Cioè, più che altro voglio continuità. Sono risultati positivi. Sono risultati positivi. Questo non ci piove. Però c'è bisogno di fare più vittorie. Bisogna di fare più vittorie. Soprattutto perché giochiamo bene e meritiamo. È quello il fatto. Subiamo troppo. Subiamo troppo. I nostri avversari sono sempre molto molto... cinici. Noi no. Ci vediamo al prossimo episodio. Tutta la mezza alla prossima.